Teniamoci compagnia venerdì 23 dicembre, un nuovo ospite in studio. Abbiamo il piacere di ospitare una giovane scrittrice che ha appena pubblicato il suo secondo romanzo. Buongiorno, benvenuta Matilde Fazzari. Buongiorno, grazie Allora, Matilde, tu sei una giovane scrittrice genovese. Partiamo dal romanzo in pubblicazione recente che si intitola Una rosa al cianuro, poi raccontiamo la tua carriera, chiamiamola così, anche se sei ancora giovanissima, però hai iniziato proprio davvero da piccola a scrivere. Allora, un romanzo al cianuro viene definito un romanzo rosa con sfumatura psicologica. Raccontaci qualcosa su questa tua pubblicazione. Tanto stiamo, mentre parli, Sì, faremo vedere qualche allora, immagine. perché io ho voluto raccontare la storia di una ragazza che in seguito a una relazione si annulla completamente cercando di diventare un'altra persona per piacere di più essere accettata, approvata e di conseguenza sì, ho dato questa sfumatura psicologica analizzando i sentimenti di lei e i suoi comportamenti nei confronti del suo ragazzo e delle sue amiche. Ecco, questa è la copertina, come vedete, Stile le Edizioni. Sei d'accordo sulla definizione romanzo rosa, Sì, comunque? sono assolutamente d'accordo perché nonostante sia una storia d'amore piena di contrasti, è comunque una storia d'amore. Certo, e ascolta, noi tanto vediamo anche qui sulla nostra scrivania inquadrate anche tue vecchie pubblicazioni, perché tu davvero da giovanissima hai iniziato ad intraprendere questo tipo di carriera. Raccontaci qualcosa su come è nata questa tua passione per la scrittura, se l'hai sempre avuta, com'è Allora, stato? ho iniziato scrivendo Crisantemi in un mazzo di rose a 14 anni. Che è stato il tuo primo romanzo, a Esatto, è stato 14 il anni primissimo. addirittura. Ho iniziato a 14 e l'ho finito più o meno a 15, quando l'ho pubblicato ne avevo 16. E com'era nata questa idea di così piccola, quasi da bambina? Perché a 14 anni sei ancora bambina, eppure tu avevi già. Beh sì, perché io ho subito tantissimo bullismo a scuola, sia medie che superiori, e quindi avevo bisogno di trovare qualcosa che mi aiutasse a valorizzarmi e che mi facesse capire che in realtà non ero come gli altri mi descrivevano o volevano che io fossi. Di conseguenza ho iniziato a scrivere questa piccola storia, attingendo a un mio ideale di amore perfetto. Descrivendo, diciamo, un amore che è così forte che può addirittura battere la morte e tutta la distanza, una distanza temporale che ha separato due persone. Crisantemi in un mazzo di rose, chi sono i protagonisti? Sono Logan e Dimitri, e sono una ragazza e uno spirito. Raccontiamo qualcosa in più, cioè come si evolve la storia, oppure incuriosiamo così No, magari va benissimo, qualcuno va. certo, ci mancherebbe. È la storia di questa ragazza che va a fare un normalissimo campeggio con dei suoi amici e un giorno andando a prendere la legna si perde nella foresta e si ritrova alla fine in un cimitero abbandonato da cui non riesce a uscire e lì conosce appunto questo spirito al quale si sente molto attratta e attraverso sedute spiritiche, divinazioni, cristallomanzia, cerca di capire come mai si sente così attratta da quello spirito e che storia le ha legato in passato. Ecco, io ho letto qualcosa, sia comunque a livello di prefazione, qualche pagina, presentazione sulla retrocopertina, ti cito testualmente, riferito a te, da sempre ha trovato nella scrittura non solo un passatempo, ma un modo di esprimere se stessa e un potente mezzo per comunicare emozioni e sensazioni. Sì, perché alla fine è quello che è la scrittura. La scrittura è un modo per mettere in ordine tutti i pensieri che abbiamo dentro e di conseguenza anche per mostrarli alle persone che abbiamo davanti. E poi una giovane donna che ama essere protagonista della sua vita e non spettatrice del tempo che passa. Volevi comunque fare qualcosa anche da trasmettere agli altri, ecco. Sì, esatto. Cioè, ecco, a me non piace mai
essere passiva nei confronti della mia vita, io voglio sempre essere protagonista, voglio fare qualcosa ed è anche il motivo per cui a me non piace tanto leggere, ma preferisco scrivere perché voglio metterci del mio, mi dà fastidio seguire tutta una storia in cui io sono completamente impotente. Quindi non ti sei ispirata a nessuno in particolare, cioè non è che hai letto qualcosa o leggevi qualcosa da più piccola che magari ti ha portato a scrivere a tua volta? No, io qualcosa ho letto. Non hai riferimenti particolari? Oppure... No, oddio, ci sono dei libri che mi sono piaciuti tantissimo, come ad esempio La ragazza dall'orecchino di perla e altri, però io non mi considero una grande lettrice, anzi preferisco scrivere. Preferisci scrivere? Sì, anche perché quando inizio a leggere un libro poi per finirlo ci metto veramente tanto tempo. Ok. E hai anche partecipato a due concorsi e questo ti ha permesso di pubblicare dei racconti in due diversi momenti, uno credo nel periodo della pandemia in cui eravamo fermi a casa e poi una novella in una raccolta successiva. Raccontiamo anche questi episodi? Sì, esatto. Allora, il primo concorso a cui ho partecipato è stato Racconti Liguri di Storica Edizioni e quello l'avevo trovato appunto durante la pandemia. Ecco, vediamo la copertina grazie alla nostra Camilla in questo momento. Bisognava avevi scrivere... pubblicato un racconto? Sì, un racconto breve di circa 8 pagine in cui ho mischiato 3 storie diverse che avevo già scritto perché, sarò sincera, non me ne piaceva neanche una da sola e allora ho trovato una maniera per collegarle. Esatto. L'unione fa la forza, 3 in 1 sei riuscita a pubblicarla. Invece poi una novella nella raccolta del premio dedicato a Piero Chiara, anche qui era una raccolta di racconti. Sì, esatto, con pubblicato? Quel racconto sono arrivata in finale, noi partecipanti eravamo in tutto 420 circa e sono arrivata tra i 20-30 finalisti, quindi per me, anche se non ho vinto, è stata già una vittoria così, certo. Ed era un racconto sulla libertà. Allora io ho inventato questa storia tutta fatta di metafore di una ragazzina che sta crescendo, si affaccia per le prime volte alla vita e vede la libertà, diciamo, negli esseri naturali, no? Infatti ho voluto descrivere la natura e tutti i vari fenomeni naturali attraverso ninfe, satiri, sirene e farle interagire appunto con queste creature per arrivare alla morale che la libertà non è assolutamente un'assenza di legami, bensì è trovare un legame che ci permetta di perseguire quello che noi vogliamo, ci permetta di perseguire un nostro sogno in maniera tale da poter fare quello che vogliamo ma avendo una meta e uno scopo prefissato, se no vaghiamo nel continuo buio dei nostri istinti senza cavare un ragno dal buco. Senza cavare un ragno dal buco. Matilde, domanda difficile, però vediamo se mi puoi rispondere. I due romanzi che hai scritto, sei più affezionata a uno all'altro allo stesso modo? Di quale sei più soddisfatta? Bah, oddio, in realtà non sono particolarmente affezionata a nessuno dei due, perché cioè, nel senso, sono affezionata a entrambi allo stesso modo, perché entrambi riflettono una visione di certe cose che io ho avuto prima a 15 anni, poi a 16, 17, quindi alla fine sono sempre parti della mia vita e del mio pensiero. Devo dire che sono più soddisfatta del secondo per come l'ho scritto, proprio come tecnica, linguaggio e anche proprio mettendo magari dei plot twist e delle tecniche più particolari. Però anche al primo sono affezionata perché comunque come storia mi piace tantissimo. Ecco, se qualche nostro telespettatore fosse rimasto incuriosito e volesse leggere i tuoi romanzi, sono reperibili da qualche parte, cosa devono fare? Sì, certo, sono reperibili su Amazon, Mondadori, IBS, Feltrinelli, se non sbaglio anche Giunti, quindi...
Quindi possibilità ce ne sono. Sì, senz'altro. Ma ascolta, stai lavorando a qualche nuova opera? Hai qualcosa in programma? Quali sono i tuoi prossimi Ma step da seguire? ho in mente già una trama e due pagine da scritte, già Due, scritte, si due parte pagine già da due. scritte. Quindi diciamo che l'idea ce l'ho, ma non so se la continuo perché comunque ho un brutto carattere, non ho costanza e quindi. Però se l'idea poi alla fine mi piace la continuo, però è troppo presto per dirlo. Quindi non possiamo neanche accennare all'argomento, niente. Meglio di No, no, dai, meglio di no, perché lasciamo stare. comunque io quando scrivo cambio idea tantissime volte, già solo per scrivere il primo, per la trama, il finale, ho cambiato idea almeno 10 volte, Ah, quindi ok. anche se magari io adesso che la trama ce l'ho in mente, anche se volessi bene o male accennare e spiegarla, tra 2 mesi potrebbe non essere più così Sarà e potrebbe sicuramente già essere una storia diversa. diversa, esattamente. Va bene, Matilde. Allora niente, ricordiamo i romanzi già pubblicati, quindi Una rosa al cianuro, che è l'ultimo, un romanzo rosa con sfumatura psicologica, e invece il romanzo precedente, che quando era stato pubblicato? Oddio, che domanda difficile. Già qualche Nel anno fa 2000, nel comunque. 2020, Ah, credo. bene. Sì, perché era uscito in piena pandemia e mi ricordo che non ero riuscita a fare abbastanza pubblicità. Ok. Quindi sì, 2020. Crisantemi in un mazzo di rose. Grazie davvero e complimenti a Matilde Fazzari, ti aspettiamo per il tuo Grazie terzo romanzo di nuovo in studio da noi. a voi. Grazie mille, grazie a voi dell'ospitalità. Grazie a Matilde, ai nostri telespettatori dico di non andare via, un po' di pubblicità, poi ci ritroveremo insieme, teniamoci compagnia e staremo negli studi di Telegeno fino a circa a mezzogiorno.